delle critiche più diffuse ad Evangelion sarebbe che i simboli religiosi siano una semplice aggiunta estetica, a caso, e non abbiano un vero significato, complice anche una frase di Anno decontestualizzata ogni volta. In realtà, come mostreremo in questo video, non solo tali simboli religiosi sono evidentemente studiati e non messi a caso. Non solo hanno un senso organico che struttura una narrativa filosofica, ma soprattutto quella frase stessa è spiegata dalla nota umiltà di Anno unita alla sua autoironia, e ho comunque fatto un video, cosa significa recensire, sulla questione. Si comincia con i riferimenti all'induismo e il buddismo, l'idea di reincarnazione è presente più volte. Lilith si incarna in Yui e Rei, a loro volta molteplici, Adam in Kaoru, Shinji che riprende il corpo, Shinji che riemerge dal mare delle celle dopo aver visto la madre. La reincarnazione nel mondo buddista è collegata al samsara, ossia il ciclo di sofferenza che caratterizza la vita stessa. Quello che infatti le quattro verità del buddismo insegnano è che la vita è caratterizzata da attaccamenti, e tutti i personaggi dell'anime hanno degli attaccamenti che ne causano le sofferenze continue, e l'attaccamento alla vita che conduce ironicamente alla loro morte. Compito della spiritualità è causare il distacco da questi e favorire l'ascesa al nirvana, che è fondamentalmente destrudo, istinto di morte, autoannullamento. Rei rappresenta la malattia mortale di Kierkegaard, ossia una vita così ricoperta dall'ansia della morte. Infatti Rei camussianamente si chiede ogni volta perché non togliersi la vita, quindi il problema dell'esistenza heideggeriana, come l'uomo si paragona con la morte, se accettarla o meno. Kierkegaard a questo dilemma risponde con la figura prima della vita estetica, che è Misato, e poi quella della vita etica, l'antitesi, Shinji, e si giunge infine a quella religiosa, in cui l'unione con il divino, l'infinito trascendente, è qualcosa di così grande che causa il distacco dal mondo. Anche Gendo è una figura di questo tipo, che non pensa ad altro che al suo obiettivo e, parlando del progetto del perfezionamento dell'uomo, alle sue spalle c'è l'ombra di una croce, e infatti è l'Abramo che sacrifica il figlio all'altare, già parlato di questa cosa nella mia recensione di The Binding of Isaac. Ci sono anche riferimenti gnostici. Adam è infatti il demiurgo, il falso dio maschile padrone che controlla freudianamente questo mondo e punisce l'umanità, che invece si rifugia in Sofia Lilith, ossia la conoscenza divina, per uscire dal falso mondo e diventare divini. Infatti Rei significa spirito, ricollegandoci alla Trinità cristiana che fa parallelismi tra Sofia e lo Spirito Santo. E poi abbiamo i riferimenti ebraici, che analizzeremo usando la Kabbalah e la Zohar. Anzitutto gli Eva dei Golem, è l'albero della vita, nato dai semi della vita, che vediamo continuamente, poi verrà fisicamente formato alla fine dell'anime, durante il Third Impact. L'albero della vita non è solo quello da cui escono i famosi frutti, ma è anche un archetipo in molte religioni, indù e vichinghi compresi. Infatti la fusione di Adamo e Lilith è come quella di Nilfheim e Muspelheim, da cui emerge Ymir, da cui esce Yggdrasil. È anche una rappresentazione emanazionistica, ci sono degli strati di creazione da Dio al mondo di matrice neoplatonica. Si comincia con il principio, la fonte divina, l'uno, Ein Sof, ossia l'infinito, da cui viene emanata la luce divina, Or Ein Sof. Questa luce era infinita, quindi nulla poteva esistere oltre a questa. Allora, secondo la mistica ebraica, Dio si è dovuto ritirare, si è limitato per permettere alla creazione di esistere. Questo processo è nome come Tzimtzum, e ho già parlato di questo nel mio video Dio 2.0. A questo punto questa luce si è riversata nel creare come l'acqua in un bicchiere. L'acqua è sempre uguale, ma assume la forma del contenitore. Ma l'amore di Dio era troppo grande, e questo causa la rottura del vaso universo, che si è frantumato, Shevira. Compito dell'amore è quello di ricomporre le fratture, Tikkum Olam. Queste emanazioni di luce sono sempre più lontane da Dio e sono chiamate Sephiroth. Ogni spirito corrisponde ad un passaggio biblico della creazione, una parte del corpo e dei caratteri psicologici. Si inizia con Keter, il divino nulla, inconoscibile, rappresentato dal cranio che comanda la creazione della luce, e qui finisce la parte sopracosciente ed inizia quella dell'intelletto cosciente. Sono divisi in tre colonne. Quella di destra, emozione, intuito, è la misericordia, guidata da Chokmah, è il fuoco del padre maschile, il punto d'inizio, la creazione del cielo. Il nome di Dio in questo Sephiroth è Yah, e così capirete più avanti chi è il personaggio che lo rappresenta. La sinistra, ragione, è la severità, l'acqua femminile guidata da Bina, l'utero creativo della grande madre da cui tutto deriva, la nascita dell'acqua. Questa è Ritsuko Akagi, la scienziata che è da Anno descritta come la più sensuale dei personaggi. Questi due aspetti sono i dualismi di ogni cosa, luce e ombra, Yin e Yang, Adamo e Lilith, maschio e femmina, Apollino e Dionisiaco, Rei e Asuka, li vediamo continuamente nella serie, che è sempre divisa in due poli a confronto. Il pilastro di mezzo che deve fare da mediazione, ed è diretto da Keter, la primissima emanazione, l'elemento d'aria è neutro. Poi c'è Da'at, di nuovo centrale, che è mistica, l'altruismo che connette tutti i Sephiroth, ovviamente Shinji. Inizia ora la parte delle emozioni coscienti. Abbiamo poi Chesed,
braccio destro maschio, ossia benevolenza, rappresentata da Adamo, la creazione delle piante, e questo è palesemente Kaji che annaffia le piante dicendo quanto a te. Abbiamo poi Gevura, il sinistro, femmina, il timore e tremore kierkegaardiano, rappresentato da Isacco, la nascita delle stelle, e questa è senza dubbio Asuka, che infatti vuole Kaji. Poi c'è Tieferet, il dorso, la bellezza armonica, ossia Giacobbe, l'origine della vita nelle acque. Questa è Yui, in questa posizione sarà l'Eva crocifisso nel Third Impact, infatti. Poi abbiamo Nezak, la gamba destra, maschio, la vittoria e l'asprezza, ossia Mosè, gli animali terrestri. Questo è Gendo. Poi c'è Od, la sinistra, femmina, la gloria, l'energia, ma anche sottomissione, ossia Aronne, la nascita dell'uomo, e questo è Misato. E poi c'è Yesod, che è maschio, ossia giustizia, mediazione comunicativa, in cui l'uomo viene benedetto nel governare la terra. Questo è Fuyutsuki. Ed infine Malkut, la bocca, femmina, il mondo fisico, rappresentato da Rei Ayanami, ed è Re Davide, che è la conferma finale dell'ordine del mondo. Siamo passati dall'unità alle forme ed infine alla sostanza aristotelica. Questi infatti sono i quattro mondi: emanazione, creazione, formazione, azione. Tra i 10 Sefirot ci sono 22 canali, tanti quanti le lettere dell'alfabeto matematico ebraico. Il filosofo deve ripercorrere a ritroso la Sefirot e riavvicinarsi quindi sempre di più a Dio. È in questo cammino che Shinji compie scontrandosi con gli angeli. Ricordiamo che gli angeli hanno il DNA al 99% uguale all'uomo, quindi l'umanità stessa, come si vedrà nel finale, è l'ultimo angelo, e lo scontro con gli angeli è per l'uomo affrontare se stesso. Infatti Sakiel, il primo angelo incontrato, è identico ad un'Eva. Il suo nome significa corazza di Dio, infatti ha un Eti Field potente, due arti energetici come i cherubini che hanno spade di fuoco. Poi c'è Shamshel, secondo angelo, angelo del mattino, infatti è lui la frusta di luce. Ramiel, ossia il tuono di Dio, ha infatti il potere di generare lampi di particelle accelerate ed è composto di pura geometria, tanto che urla geometricamente. È un angelo platonico che vuole penetrare la base, sempre per rimanere su Freud. Qui è importante perché, come vedete, siamo rimasti sul tema luce, i mostri arrivano da lontano. Poi c'è Gagiel, la bestia ruggente, angelo dei pesci, e infatti ricorda un pesce, il nemico stavolta arriva dal mare. Poi c'è Israfel, l'angelo della resurrezione, che in realtà nella Bibbia è una coppia di gemelli della poesia, della musica e della danza, e la musica è importantissima nella Bibbia, e infatti Eru Ilúvatar, nel Silmarillion, crea il mondo con la musica. Egli è diviso appunto in due nuclei, e l'unico modo per sconfiggerlo è una perfetta coordinazione tra i piloti al ritmo di musica danzando. La perfetta coordinazione mentale dei due induce il tema della comunicazione. Poi c'è Sandalfon, angelo dagli embrioni, che è di nuovo acquatico, in un certo senso, ma stavolta in forma embrionale nel magma terrestre. Abbiamo poi Matarael, ossia l'angelo della pioggia, il cui aspetto ci ricorda l'occhio della provvidenza, e il cui potere consiste in una pioggia acida che tutto corrompe, metafora dell'inquinamento, e di nuovo siamo rimasti in tema acqua. Poi c'è Sahakiel, l'angelo dei cieli. Sta in orbita, quindi ora è il cielo, è indistruttibile per il suo Eighty Field e usa il suo corpo smembrandosi per bombardare il Giappone, il che ci ricorda due città, sia giapponesi sia bibliche. Poi c'è Iruel, il terrore di Dio. Questo è invisibile perché è composto da una colonna di batteri, scelta curiosa per la paura umana, che si infiltrano nel sistema Magi, corrompendolo, ed è ovviamente la figlia a salvare la situazione. Attenzione, perché questo angelo è ora capace di comunicare con i sistemi informatici umani. Si passa all'Eliel, le fauci di Dio, e il mio preferito. Questo è un vero buco nero perché ha un Eighty Field invertito. La sua ombra infatti fa precipitare tutto nel mare di Dirac. Per chi non lo sapesse, si tratta di uno spazio a numeri immaginari, forse formato da stringhe secondo l'anime, basato sulla teoria secondo cui dalla collisione di protoni e antiprotoni si crea un'assenza di spazio, un vuoto che viene spiegato con un mare infinito di particelle ad energia negativa. In questo luogo di non ritorno multidimensionale, l'angelo cerca di comunicare con l'umano Shinji usando la psicanalisi, l'ombra junghiana, capito? E infatti qua Shinji riprende forma per via della madre, che quindi invece di inglobarlo nel proprio ventre accetta la sua autonomia, e quindi Shinji nasce dopo aver imparato a camminare con l'Eva. Gli angeli stanno diventando sempre più bravi e sembra che vogliano comunicare con gli umani. Il modello di Dirac è stato utilissimo per teorizzare l'antimateria, ma è stato superato dalla teoria quantistica dei campi, oggi, con cui sappiamo che l'antimateria è vista come materia che viaggia a ritroso nel tempo o con carica opposta. Poi c'è Bardiel, angelo della foschia, che è una sorta di nebbia che diventa capace di possedere un Evangelion con dentro Toji. Vedete come il livello di compatibilità tra le due specie è ormai altissimo. Poi c'è Zeruel, angelo della forza, il braccio di Dio, che infatti ha braccia di carta allungabili. Ricordate che in giapponese Dio e carta sono entrambi scritti Kami. Questo è l'angelo che l'Eva di Shinji cannibalizza, mangiare il corpo e il sangue, ottenendo il super solenoide e mangiando quindi sia il frutto della vita che quello della conoscenza, l'uomo si avvicina sempre di più a Dio, quindi. Poi c'è Arael, ossia la luce divina, detto anche Ara Arael, l'angelo degli uccelli, e infatti ha molte ali.
Questo comunica telepaticamente con Asuka, facendola impazzire e defilandola. Vedete come siamo al contatto diretto psichico del Gelstar. Poi abbiamo un altro angelo, ossia Armisel, l'angelo del ventre, che è invece un contatto fisico. Questa aureola a doppia elica, tipo DNA umano, infatti fa una sorta di tentacle rapa a Rei, entrando nel suo corpo come un plasmide in un batterio. Ed è responsabile infatti nella Bibbia dei dolori del parto nella donna, puta caso. Rei sente il suo dolore, ossia la solitudine. Quando muore mostra di avere il DNA di tutti gli angeli precedenti e Rei stessa. Ed infine Kaoru, Tabris, l'angelo dell'Apocalisse, con un etifield così forte da bloccare luce, magnetismo e particelle subatomiche, e che addirittura assume l'aspetto di un essere umano, e capisce gli umani così bene da innamorarsi di uno di loro e morire per lasciarli vivere. Il suo nome è diverso perché non usa la teoforia El, ma quella Ya. Evangelion è la storia di come gli umani cercano di diventare angeli e viceversa, fino all'unione proibita che sarà realizzata nel finale. Ogni angelo è inoltre venuto da un luogo del mistero, terre lontane, e poi il mare, e poi il cielo, lo spazio, altre dimensioni, lo spazio del microscopico del corpo, la mente ed infine il nostro prossimo, di cui non possiamo fidarci. Tutte queste cose rappresentano l'altro, il non-io, il subconscio, l'abisso nicciano, il subconscio collettivo. Gli angeli hanno tanta paura degli uomini quanto gli uomini di loro. Shinji ripercorre tutto il Sephiroth nel corso della trama, partendo dalla motivazione di Rei e Nami, che lo spinge ad affrontare la realtà. Shinji deve aprirsi e aiutare gli altri, avendo come mezzo l'inserimento nell'organizzazione pianificata, per raggiungere poi il fine della donna Misato, come Fuyutsuki che fa lo stesso per Yui, e in questo modo sottomettendosi come lei all'autorità e obbedendo. È quindi Gendo ora che deve imitare, imparando a temperarsi e rafforzarsi. Il fine è sempre raggiungere Yui, la vita e l'origine. Segue l'incontro scontro con Asuka, e la paura di lei è anche la sua paura, la sottomissione, e quindi il trovare come modello da imitare Kaji, che è al di sopra di tutte queste cose. Ed infatti è dopo questo incontro che Shinji guarda caso ottiene il frutto, diventando Da'at, che è connesso a tutte le Sephiroth. E poi abbiamo la fine. Da un lato la morte di Ritsuko e Rei che si riunisce a Lilith, dall'altro il sacrificio di Adam. Uniti i due, si trascende, arrivando a Keter, e si realizza quindi l'obiettivo della Cabala, riunirsi a Dio, anche se questo significa diventare tutt'uno e quindi annullarsi. Ed è qui che avviene il Third Impact, con tutti gli Eva messi a formare il Sephiroth, l'albero della vita e della conoscenza ricreato. Shinji ha compiuto un sacrificio teurgico con Kaoru, ultimando il suo percorso di crescita. Esistere, relazionarsi, sottomettersi all'esterno, dominare l'esterno, istinto di morte, istinto di vita, la ragione che domina su tutto, l'intuito che viene prima della ragione e va oltre, ed infine alla trascendenza. Adam era il primo angelo, la prima creatura, Adam Kadmon, poi diviso in due sessi, e infatti dopo viene Lilith, a cui tutto deve tornare, disse Kaoru, e infatti anche l'ultimo angelo, e quindi abbiamo una reduzione ad un non platonica, un estasi. Arriviamo quindi ai riferimenti cristiani. Non solo le innumerevoli croci, compresi quando gli angeli muoiono, e gli arcobaleni, segno di pace tra uomo e Dio, ma anche le trinità già trattate nello scorso video, i magi, che sono anche il Trishnamurti e la triplice dea pagana, e il trittico cristiano di cuore, Misato, anima, Asuka, e mente, Rei. Se Gendo è il padre, Shinji è sicuramente il figlio dell'uomo, e il suo nome significa credo, ed anche il figlio di Dio. Rei è lo spirito, creata a immagine e somiglianza dalla madre. Adam è un angelo di luce che porta distruzione, mentre Lilith è crocifissa affinché l'umanità possa esistere, nonché la donna che si ribella all'autorità maschile di Adam. Non per nulla distruggere gli angeli e trafiggere Lilith è la lancia di Quinto Cassio Longinus, un romano cieco di un occhio che venne guarito dal sangue di Cristo, e fu tra i primi a riconoscere la cagata che avevano fatto crocifiggendolo. Si rifiutò di mentire sulla resurrezione di Cristo e anzi evangelizzò, venendo per questo martirizzato, e lui disse ai suoi aguzzini, che lo stavano cercando e non l'avevano riconosciuto: «Sono io, Longino, quello che state cercando. Sono pronto a morire, e il più grande regalo che possiate farmi è seguire gli ordini di chi vi ha mandato», cosa che fa molto Obi-Wan Kenobi. Lucifero, inoltre, è l'angelo geloso che guida i suoi fratelli contro gli altri figli di Dio, ossia gli umani. Quindi una lotta per l'attenzione di un padre, di nuovo, un padre che nelle teologie sopraanalizzate, a differenza di Gendo, sa distanziarsi e lasciare autonomia restringendosi, l'opposto del dilemma del porco spino. C'è anche il tema del peccato originale, nato per l'aver mangiato il frutto che causa la mortalità. Con l'unione dei due frutti, l'umanità di fatto si svuota la camera del Guff, dove tutte le anime prima di nascere esistono, cosa simboleggiata dai cloni senza vita di Rei. Quindi il peccato originale non c'è più, l'Apocalisse è giunta. Cosa evidenziata anche dal doppio triangolo di Salomone, che è un simbolo alchemico connesso alla pietra filosofale, con cui si può diventare immortale e trasmutare gli elementi. Infatti dobbiamo ricordare il trittico Nerv, sistema nervoso, Gerin, cervello, o dove c'è il Guff, e Zili, anima. Il simbolo della Nerv è una foglia di fico, con cui Adamo si copre quando scopre il peccato.
Il loro motto è God in his heaven, all's right with the world, una frase che simboleggia l'idea che il mondo non è stato abbandonato ad un ognostico e postmoderno abbandono, ma che esiste un piano nei rotoli del Mar Morto che conduce ad una rivelazione. Ma i rotoli non sono precisi al 100%, dice Gendo, quindi in questa predestinazione c'è spazio per il libero arbitrio. La Zele, il cui simbolo sono sette occhi, come gli occhi di Dio, ossia perfezione, infatti chi guarda negli occhi di Dio non può esistere, deve unirsi a Dio stesso, in Keter, come i sette vizi, capitali, presenti ovunque nella serie, lussuria di Misato, avarizia nell'organizzazione, gola in molti episodi, rabbia di Asuka, superbia di Gendo, pigrizia di Shinji, non iscriversi a morte bianca, mostra il loro tentativo di volersi riunire a Dio. In una sorta di transumanesimo loro vogliono causare la transustanziazione, diventando in una comunione tutt'uno con Dio. Per questo l'ultimo nemico della NERV è l'uomo, secondo Fuyutsuki, in quanto transumanisti vogliono andare in un oltre uomo, che sia tutt'uno con Dio, e in questo modo anche la morte sarà sconfitta. Nel cristianesimo la morte è chiamata l'ultimo nemico. Per questo custodiscono nel Terminal Dogma, attraverso la porta del paradiso, questo grande segreto, ossia che Nagisa, per tutta la serie, non ha fatto altro che cercare Adam, cercare Dio, ossia cercare se stesso, che è il cammino dell'uomo. Ora capite il titolo dell'opera, Neon Genesis Evangelion, ossia nuovo messaggio per il nuovo secolo, la nuova gente, ossia i giovani millennials che vivevano all'avvento di tutte queste tecnologie transumane cyberpunk, che però non ci rendono lieti, perché gli strumenti heideggeriani non bastano se non si ha la cura, il relazionarsi in maniera autentica con la propria esistenza. E in quell'epoca piena di nuove sette religiose new age e sincretiche, come quella che causò l'attentato poco prima di Eva, c'era un'area sia di spiritualità sia di scetticismo, e Gendo le combina, lui infatti è uno spiritualista shinto, evidenziando una verità comune in tutte queste religioni, che sottende tutte le filosofie. L'esilio della Far e degli angeli, poi dell'umanità, così come l'esilio degli ebrei, è in sostanza la ricerca dell'uomo di un senso trascendente. Dall'esterno arrivano gli ostacoli, ma è nel nostro interno, realizzata l'indifferenza tra io e non io, in una sintesi hegeliana, che si trova una radice sacrale. Vi lascio il link Amazon di Evangelion, Death and Rebirth in descrizione. Il video è rallentabile dalla rotellina. Se questo video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace, ad iscrivervi al canale e a visitare la pagina Facebook, il canale Telegram, il canale Twitch dove faccio live, il profilo Twitter, la pagina TP, patron europeo, se vuoi donare per sostenere il canale ed ottenere dei premi, la lista dei desideri di Steam, il negozio con le mie ufficiali, il profilo Instagram e anche il mio profilo Wattpad dove scrivo storie. Trovate tutto in descrizione. Inoltre, se questa rubrica ti piace, aiuta a sostenere la condivisione di questo video e scrivendo qua sotto i tuoi pensieri. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.